Allora, il fatto che ti abbiano invitato alla vaccinazione è una violazione, perché c'è una circolare, quella che ti avevo detto prima, e poi lo prevede la legge stessa, dove il primo invito deve essere al colloquio, non alla vaccinazione. Oh, allora il discorso è questo: tu ci vai comunque il giorno in cui è stata fissata il discorso dall'argomento, e gli fai presente il fatto che si sono sbagliati, perché la legge dice tu non mi devi chiamare per la vaccinazione, tu mi devi chiamare per il colloquio. Quindi mi dici: o mi mandi un'altra raccomandata nella quale mi inviti al colloquio, oppure mi metti per iscritto che io oggi sono venuto qua, ma che non era prevista per la vaccinazione ma per il colloquio. Capito? Oggi vai con due testimoni, tanto per dire, capito? Cioè tu non è che tu ci devi andare, però gli devi dire che la legge non prevede la vaccinazione alla prima convocazione, prevede il colloquio. E si sono sbagliati, quindi gli dici mi rimandi un'altra raccomandata. Poi non è che tu la devi registrare, Allora il discorso delle registrazioni. Allora io volevo chiarire un altro discorso, un altro principio. Lasciamo perdere le registrazioni clandestine, lasciamole perdere. Il discorso invece, voi dovete andare davanti ai dottori e dire: carissimo dottore, io sto registrando tutto quello che stiamo dicendo oggi. Parla più, glielo dovete dire. Perché? La registrazione comunque è... Ma non perché voi è uno strumento che dovete spendere, no. Non è che voi dovete usarlo come uno strumento da utilizzare o da spendere davanti all'aula di tribunale. È un deterrente per evitare che dicano cazzate. Quello è. Perché loro lo sanno di essere registrati e magari evitano di dire delle cazzate. È inutile che lo nascondiamo. È inutile che lo nascondiamo. Glielo dobbiamo dire. Gli dite: io chiedo il consenso ad effettuare questa registrazione di questo colloquio. Se ti dice no? E se ti dice no, evidentemente non si può fare il colloquio. Non si può fare il colloquio. E ti dice di no, e che facciamo? Scena muta. Chiama ragionamento di consenso. Va bene. E non parlano. No, invece voi, se loro non parlano, dovete fargli voi le domande. Non parlano loro, parlate voi. No, ma si alzano e vanno via, cioè. No, va bene. Però scusami una cosa, l'utilità di tenere un registratore in tasca qual è? Me lo spiegate? Cioè, qual è la motivazione che vi spinge a tenere un registratore in tasca? Dipende da quello che dirà poi. Sì, ma dove la volete spendere questa registrazione? Volete fare. Spendere i contenuti. Sì. Ho capito. Però quella registrazione, per ricordarti di quello che loro hanno detto, va bene. Però scusami, quella registrazione in un procedimento penale, questo bisogna dirlo, no, non è che non può essere utilizzata, tu la puoi produrre, ma il giudice poi su quella registrazione potrebbe dire o ritenere che la prova è attendibile o non è attendibile, perché la fonte è attendibile solo quando avviene dalla procura, non dal privato cittadino. Avete capito qual è il discorso? Comunque può essere anche interessante una registrazione clandestina, non a livello individuale, ma a me piacerebbe fare un libro. Scrivendo tutte le cazzate che dicono su questa gente in questo contesto. No, ma vi garantisco che c'è da divertirsi. Cioè, io vi invito anche a divertirvi, io mi invito. Me lo registro perché può essere che mi ricordo qualcosa. Allora, chiudiamo qua perché è tardissimo, facciamo un applauso al bellissimo dottore stasera, grazie a tutti. E ci vediamo alla prossima. Se volete lasciare chiaramente un'offerta, è ben accetta.